Ed eccoci, siamo ritornati insieme per la seconda parte del nostro appuntamento della sera. Vi ricordo subito il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione. Basta inviare una mail ad angoli@espansionetv.it. Ed è ritornato fortunatamente a trovarci il nostro chef del cuore, io lo dico sempre. Te che mi fai arrossire, grazie. Ciao, buonasera Marco a tutti, Rossi. Grazie, ciao tesoro, grazie, ben ritrovato, ciao. Come stai? Prima di tutto bene, è passata una bella estate, tutto bello, un po' di tutto acqua, perfetto. Un po' di sole, quindi è arrivato tutto. Siamo a posto. E tutto questo mi dai proprio, mi servi su un piatto d'argento, ha permesso di avere dei prodotti settembrini meravigliosi. È vero? Sì, poi qua nel territorio ne abbiamo, certo, da montagne e lago, quindi no, sono arrivati gli agoni, li hanno essiccati, l'uva protagonista dopo dalla nostra ricetta, anche un po' di funghi quest'anno. Certo. Funghi, qui tanti se ne trovano, meno male, molto buoni, profumati. Senti Marco, quali valli sono i prodotti appunto di questo momento dell'anno, del territorio, che ti piace di più utilizzare nelle tue ricette? Beh, diciamo tutti quelli che arrivano, perché settembre è come se fosse la seconda primavera, perché tutto esce in primavera, poi d'estate un po' si brucia col caldo, ma arriva di nuovo un po' di acqua, freddo, così riparte tutto. Infatti anche i fichi, per esempio, sai che fanno i fioroni a giugno e, certo, ci sono quelli nuovi a settembre. Poi arriva l'uva, che l'uva fai 200 piatti sia dolci che salati. Più primi o più secondi in questo momento dell'anno? Ma ti piace preparare? Un po' preparare? Di tutto, sai, un po' di tutto. Però sai, il riso, che ne so, con l'uva nebbiolo e un formaggio qui, magari ci sta, no? Oppure anche magari con la salsa, sai che c'è il famoso stracotto, mi sembra, in Valtellina con i mirtilli, lo si può, certo, fare con l'uva. No. Certo. Con l'uva che abbiamo qua noi in Valsassina, Valtellina, ce n'è tanto. È ancora il momento di piatti freddi, intesi freschi, o comunque già dobbiamo proiettarci su qualche cosa che inizia già a portarci di caldo, già che dipende. Beh, quello dipenderà che cosa ci presenta poi questo fine settembre, vedremo, certo, cose varie. Però sì, secondo me poi si può mangiare di tutto. In cucina si infatti può ancora fare un po' di tutto. Esatto, infatti io oggi ti farò un piatto caldo freddo. Una cosa fredda, un antipasto facciamo, sì, che sarà un piatto freddo ma con un, diciamo, con un contorno, con un servizio caldo. Quindi vedi che la domanda era azzeccatissima. Sì, che dici? Andiamo in postazione. Andiamo a cucinare, dai. Andiamo a cucinare, che è la cosa che ci piace di più. Esatto. Ecco qua. Qui intanto c'è già un buon numero di ingredienti pronti. Ce li racconti? Che cosa hai, esatto, scelto? Intanto allora, che cosa ci prepari? Allora, facciamo un petto d'anatra marinato in sale e zucchero, lo aromatizzeremo appunto con dell'uva rosato, degli champignon, mm-hmm, un po' di cannella e poi questo fondo di cottura, un fondo d'arrosto. Infatti, ma come adesso fondo d'arrosto mi trovi spiazzata, come l'hai preparato? Allora, lo raccontiamo. Con, bene, vedi, i grassetti esterni, sì, lo facciamo rosolare, tutti questi grassetti, con un po' di verdure, sedano, carote, cipolle. La facciamo andare, diciamo, un'oretta con un po' di vino, magari aggiungendo un po' di farina o di fecola per i celiaci come me, mm-hmm, e poi lo portiamo a cottura con un po' d'acqua. Alla fine, dopo un'oretta, tritiamo tutto, abbiamo questa salsa, che è un concentrato, praticamente è il fondo di cottura, che è alla fine quello che aromatizza tutta la carne. Che però a te ti riesce bello, insomma. Bello denso qui, guarda, bello dipende. Bello denso ed è un segreto, perché io non ci riesco. Allora, dipende, basta mettere uno o due cucchiai di farina, oppure appunto di fecola per i senza glutine. Però no? Rimane sempre con quei grumi, perché quando... Un segreto, vuoi un sì, segreto? Voglio un segreto, voglio un segreto. Qual è? Con l'immersole frulli tutto, esce. Vabbè, allora, procuriamo. Facciamoci questo attrezzo meraviglioso. Bene, okay, quindi allora, qui che cosa succede? Ho visto che già nella pentola però c'è un ingrediente. Esatto, un olio extravergine del lago, che noi, certo, ne abbiamo tanto ed è molto buono. Accendiamo la padella, magari in antiaderente. Buttiamo già i nostri champignon. E questi come li hai preparati? A rosolare. Li abbiamo semplicemente mondati, lavati e tagliati a fette. Quindi un'operazione semplice e veloce, esatto, che possiamo, esatto, fare in pochi minuti. E questo è un primo passaggio. Senti, ma raccontami un po', perché la scelta di questo tipo di carne? Allora, il petto d'anatra è diciamo anche una carne del territorio. Noi ne abbiamo veramente tante, anche di selvaggina o di queste, diciamo, produzioni che troviamo nella nostra aia, nel nostro cortile. Io ti faccio già vedere. Intanto tu la hai differenza... un modo, ecco, già di prepararla e, esatto, affettarla. Adesso ti racconto. Particolare, allora, raccontaci un po'. Esatto, e anche per far vedere
Per esempio, questo petto viene marinato 24 ore facendo una miscela di sale e zucchero. Tipo 200 grammi di zucchero, 200 grammi di sale mischiate, ne mettiamo un po' sotto e un po' sopra e lo mettiamo in frigo. Automaticamente il sale leverà l'acqua, certo, della carne, e invece lo zucchero darà aroma. Praticamente è la base di tutta la carne salata, o tipo sei del salmone che poi si affumica. Sì. Prima si fa questo... operazione. Quindi questa è un'altra soluzione, uno dei segreti che ci racconti, esatto, e che noi possiamo utilizzare, certo, in mille modi. Certo. Potete, bene, marinare anche tutta la carne di manzo, che inverso la valtellina fanno la bresaola. Ah, quindi è sempre lo stesso procedimento. Esatto, la marinano loro, sarà poi ci sono i segreti delle varie ditte, no? Vabbè. Uno, due giorni sotto sale, zucchero. Ognuno fa come crede, però questo è il punto, questo di partenza è la base, esatto, per tutti quanti. Benissimo. Il giorno dopo possiamo lavarla e vedi come praticamente la carne rimane molto compatta. Dopo ti faccio assaggiare, così riesci a capire. E poi si taglia di traverso, si chiama questo taglio scaloppare. In quindi maniera un che po', tagliamo un po' di traverso, come, esatto, dici, e questo facilita questo la rottura tipo dei nervi, che così difetta, rimane veramente morbido. Benissimo. Vedi, quindi questa bello, è una modalità davvero settembrina. Guarda, io mi sento, esatto, proprio calata nel momento. Intanto allora, questi champignon stanno saltare, stanno rosolando, vedi, solo con olio, la propria. Mettiamo la nostra uva, aspetta che la tagliamo un quindi po' più piccola. Quindi qui non hai messo né sale né pepe, nulla, niente, soltanto niente, l'olio, ce per l'abbiamo il momento lì, siamo, esatto, fermi, sì, all'olio. Sì, sì. Ecco, allora raccontami un po' di questa uva, sei andato a coglierla tu? A coglierla io no, anche perché come mi hai sa fatto che a portarcela oggi? I contadini non so se ti fanno entrare no, nei loro racconta no, però come arrivato, accade. Sono arrivato in cima al lago verso Domaso, da quelle parti lì che fanno, certo, due vini abbastanza diciamo ottimi. Poi dicono sarà un buon momento per il vino, esatto, questo perché sì, c'è stato sole e c'è stata pioggia, ci ricordiamo molto quindi bene. C'è quindi servito un po' tutto, sì. Dovrebbe essere una buona annata. Esatto, allora cosa ho aggiunto questi acini d'uva, li ho tagliati a metà, riusciamo a vedere, che certo, quindi li stiamo, eccoli, facendo rosolare assieme ai funghi. Benissimo. È un gioco un po' strategico. Anche perché? Un... perché? Perché? Perché abbiamo l'uva un po' dolce, sì, e invece il fungo è neutro. Quindi avremo questo incontro. Ora andiamo a salare un po'. Io oggi ho usato un sale grigio bretone, ma solo per... È un caso o è una scelta perché voluta? È una scelta perché è già un po' più aromatizzato. Senti che buon profumo. Confermo, confermo il profumo di questo sale bretone. Cioè, bretone, ecco, sì, anche questo sale bretone a me porta, insomma, già un po' verso l'autunno. Mi piace, vedi, molto. Vedi. Questo che cos'è? Un pizzico di cannella. Ah, fantastica, okay, profumatissima anche questa. Esatto. Userò quindi il tagliere. Alla fine c'è questa nota un po' dolce, no? Nella marinatura, sì, certo, nell'uva, nella cannella. Infatti molto sono, settembre, esatto, bello, sono preparazioni, diciamo, agrodolci. In questo caso è bello perché non sappiamo come vestirci, no, vero? Quindi facciamo un po' questa zona di passaggio e la facciamo anche in cucina. Esatto, facciamo un caldo freddo. Perfetto, quindi questo è l'abbinamento che racconta davvero in maniera perfetta questo momento di passaggio. Esatto. Quindi hai affettato, ma davvero sembra un piatto di bresaola, questo? Esatto. Vuoi quindi assaggiarlo adesso o dopo? Dopo, perché sennò poi qua mi distraggo e non arriviamo alla conclusione della puntata. Ok, io allora guarda, le dispongo perché usiamo il tagliere come anche piatto di servizio. Bellissimo, esatto, bellissimo. Continuiamo a cuocere, mancano proprio uno o due minuti. Ecco, quando ci accorgiamo che questo è pronto, da cosa? Allora, quando... Io non assaggio mai nulla quando cucino, è corretto? Sicuramente no. No, è meglio di sì, è meglio di sì. Quindi... O cucinate dopo 30 anni, potete rendervi conto solo dal profumo. Io che ho un'esperienza incredibile posso fare così, e invece in alternativa beh, no, si assaggia. Assaggiare anche perché così andate meglio incontro al proprio gusto, al vostro. Certamente. Più salato, più dolce, più piccante, più aromatico. Però anche l'occhio ci può dire, certo, a che punto stiamo. E qui a che punto stiamo. Ma infatti basta vedere, magari, a volte infatti ti dico un altro piccolo segreto, perché certo, noi grazie, insegnanti nelle scuole alberghiere rompiamo un po' le scatole. Certo. Perché se magari sbagliano a tagliare, ecco, vedi, adesso aspetta che le giro così. Bravissimo. Vedi, qualcuno più piccolo cuoce prima di qualcuno più grosso, infatti anch'io adesso che ho sbagliato. Che invece rimane. Quindi attenzione. Bisogna essere bravi, ecco perché è un motivo per cucinare
uniformemente e fare le cose precise. Precise, quindi precisi anche in cucina, precisi anche sul taglio, perché poi quando si cuoce, esatto, questa imprecisione si paga. Che cosa stai aggiungendo, Marco? Allora, aggiungiamo il nostro sugo d'arrosto o salsa. Bene. Ne mettiamo un pochino, vedi? Sì. Parcheggiamo qui. Ecco qua. Senti che profumo adesso, sì, veramente si davvero, sente. Adesso si sente l'anatra, come no, tutto il suo sapore. Quindi ricordiamo questa salsa che viene fatto con i grassi dell'anatra, la pelle, certo, che è la parte più grassa, rosolata. Quindi con utilizziamo tutto come sempre. Con un po' di verdure, certo, sedano, carote, cipolle, quelle le troviamo tutto l'anno. Soffritto. Esatto. Portiamo a cottura con un po' di vino bianco, un po' di acqua, sale e pepe. Benissimo. Quindi stiamo preparando questa, esatto, parte calda del, esatto, piatto. Ecco qua. Misto. Esatto, questo è già pronto. Benissimo. Vedi? Ora andiamo semplicemente a impiattarlo sul tagliere. Beh, è un tagliere particolare, eh? Certo, alimentare. Però poi possiamo ovviamente immaginare di utilizzare qualunque altra cosa, esatto, però è anche simpatica, questa soluzione del tagliere utilizzato, esatto, in questo modo, sì, molto carino. Ok, guarda, il piatto è finito, andrebbe ancora un po' di verde. Certo. Così però veramente, guarda, è un incontro fra il caldo freddo, ma veramente meraviglioso. E io direi perfetto. Assaggiamolo. Come sempre, io ringrazio il nostro Marco Rossi, grazie, per essere stato qui con noi. Grazie anche a voi e rimanete lì perché, come sempre, tra poco la linea passa ai colleghi dell'informazione mentre noi mangiamo questa cosa meravigliosa. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie.